Dunque, ci eravamo lasciati ieri a pagina 10 di questa pronuncia di accertamento della Corte dei Conti. Ma prima di andare avanti, voglio fare un aggiornamento. Dunque, a parte il fatto che evidentemente a qualcuno ha dato fastidio che io pubblicassi queste cose, e allora evidentemente si è lamentato con la deficienza artificiale di Facebook, e quindi m'hanno impedito i facebookini di pubblicare su altri siti, altri profili che non siano il mio, fino alle 6:35 dell'11 ottobre. Questo è un primo aggiornamento. Il secondo aggiornamento è che ora abbiamo il risultato delle elezioni. Ecco qui. Come potete vedere, il Partito Democratico, che è stato premiato dagli elettori di Frascati, anche se il partito principale, il partito che ha vinto le elezioni, è quello degli astenuti. Però fra i votanti ha riscosso ben 4.075 voti, pari al 41,92%, che è il giusto premio per aver così ben amministrato negli ultimi 20 anni Frascati. Al secondo posto si è classificato l'ex sindaco Roberto Mastrosanti con 2.734 voti, pari al 28,13%. È stato fortunato. Perché è stato fortunato? Perché il centrodestra, rappresentato da Bruni Maria detta Emanuela, che aveva dietro di sé Giorgia Meloni, la Lega di Salvini, Forza Italia di Berlusconi, più altre due liste civiche, una dei quali era proprio la lista civica della candidata sindaco per il centrodestra, che io però me la ricordo sempre a braccetto con Gattopardo 3 di Tommaso. L'altra lista, quella delle Ghiaie Anna, hanno riportato ognuna la prima 1860 voti, la seconda 1051, il che rappresenta la fortuna di Mastrosanti Roberto, perché se queste due compagini si fossero alleate avrebbero portato via 2.911 voti e quindi sarebbero andati al ballottaggio. Ora c'è qualcuno che dice che prima delle elezioni il Partito Democratico avesse stipulato una polizza assicurativa di sopravvivenza, ma va a capire se è vero o non è vero, sono le solite chiacchiere che girano per i bar, no? Detto questo che esprime, diciamo, il contesto nel quale questa cosa è piombata. Io ci eravamo lasciati a pagina 10 e avevo commentato, avevo detto, beh, certo che sto fatto che questa relazione esce dopo il primo turno elettorale, a me genera qualche sospetto, perché non solo se fosse uscita una settimana prima, visto che mi sembra che il 29, il 28, il 29 luglio era arrivata la comunicazione, diciamo, di non approvazione del piano di risanamento finanziario pluriennale, se fosse uscita addirittura un mese prima, forse, avendola commentata e resa nota, qualcuno addirittura avrebbe detto:
Ma te pare che io mi metto in lista col Partito Democratico che ha causato tutti questi casini? Sì, perché, cari signori, qui si parla che il casino principale sta intorno alla STS, la multiservizi del comune, prima in forma di società a responsabilità limitata, poi in forma di azienda speciale. E abbiamo già visto che nella prima parte, nelle prime 10 parti, che io non lo sapevo, non mi aveva detto nessuno, la STS SRL, nonostante gestita da un grande banchiere frascatano, è andata fallita, dopo aver per 4-5 anni pagato il liquidatore, insomma 5 anni sono bei soldini. Ma andiamo avanti. Certo, fosse uscito un mese prima, dice, ma io mi metto in mezzo a sto casino. Andiamo avanti. Dunque, tuttavia, alla fine dell'esercizio 2013, c'era ancora Gattopardo 3 del Partito Democratico, il disavanzo in questione viene recuperato, tabella 1, per quanto sopra evidenziato però, cioè il gap occulto annuale di 4 milioni e la sottovalutazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, tale recupero era del tutto apparente. Oppo bacco, apparente. Con il completamento fuori sincrono del riaccertamento straordinario aggiornato al 1 gennaio 2015 è emerso nei fatti il vero ed effettivo extra deficit, ai sensi dell'articolo 1,3 e 7 del decreto ministeriale 2 aprile 2015, infatti l'ente ha compiuto un aggiornamento del primo riaccertamento straordinario che con le deliberazioni numero 62 del 27,4, la deliberazione ha portato a registrare un disavanzo di 39.519.143,67 euro. Porca miseria, un gap occulto di 4 milioni. In effetti, quando il sindaco civico Alessandro Spalletta, appoggiato dal Partito Democratico, e tirò fuori, come ho detto prima, i sorci dalla tana, disse testuali parole, è stato rappresentata alla cittadinanza una cosa non veritiera, al che io ebbi conferma di quello che vado ripetendo da una decina d'anni, forse anche di più, che i bilanci del comune erano falsi, nel senso che non rappresentavano la verità dei numeri. Tale cifra è stata considerata un aggiornamento del precedente disavanzo al 31 dicembre 2012, allo stesso tempo maggior disavanzo rispetto al 31 dicembre 2014, poiché il risultato di amministrazione al 31-12-2014 già armonizzato a consuntivo era positivo. Avete capito? Qui si passa da un risultato di amministrazione positivo a un disavanzo di quanto era sto disavanzo che abbiamo detto? Dei 39 milioni mi sembra. Sì, 39 milioni, 519 eccetera eccetera. In disparte, la disciplina peraltro ha consentito di ripianare il nuovo extra deficit aggiornato in termini e modalità straordinarie
Oggi stabilita dall'articolo 3, bla 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 bla, 30 anni a quote costanti. Questo è il regalo che i Gattopardi hanno lasciato. L'ultimo Gattopardo è andato via a giugno, mi sembra, il 2014, dovrei avere qui il dato preciso, vediamo un po', eccolo qua. Allora, elezioni comunali 2014, il 25 maggio 2014 hanno avuto luogo le elezioni comunali, al ballottaggio è stato eletto il sindaco Alessandro Spalletta. Quindi questo regalino che ci fanno i Gattopardi del Partito Democratico ce lo portiamo dietro per i prossimi 30 anni. Ci saranno i figli e anche i nipoti, perché io fra 30 anni non ce la sarò più. In disparte della correttezza, in disparte della correttezza della complessiva operazione di riaccertamento, l'ente ha ritenuto il termine di 30 anni decorre per sé in quanto ente sperimentatore dal 1 gennaio 2013, pertanto scorporando il tempo intercorso e ritenendo già ripianato il disavanzo 2012-2013, la quota annuale di ripiano è stata calcolata dividendo il maggior disavanzo aggiornato per rimanenti 28 anni con una quota costante di 1.373.440,51 euro, che vuol dire? Vuol dire che adesso, fra qualche mese, no, arriverà l'anno nuovo, voi che stappate la bottiglia e poi staccate un assegno di 1.373.000 euro spicci per ripianare il buco dei Gattopardi. Poi c'è tutta una serie di tabelline che non ve le voglio spiegare, le lascio allo studio di quelli che saranno i prossimi consiglieri comunali del PD o di Mastro Santi, che sono corsi a mettersi in lista non capendone un cazzo di tutte queste cose. Vabbè, saranno affari loro, se la vedranno loro. Mi preme solo riscontrare, vediamo un po', e comunicare. Eccolo qua. Totale passività da ripianare 48.550. Vabbè. Allora, il riequilibrio strutturale, no? Come chiarito in audizione, i bilanci del comune fino all'adozione del piano il PRFP, pur formalmente in pareggio, creavano un disavanzo di gestione occulto di circa 4 milioni l'anno, non sempre registrato nella contabilità consuntiva. In ragione di questa laguna strutturale, il PRFP afferma di movimentare 140 milioni di risorse, ossia non solo le risorse idonee a coprire il fabbisogno finanziario determinato dallo squilibrio cumulato, quantificato in 48.550.156 euro, ma anche in termini dinamici le risorse di copertura, maggiori entrate e minore spese, che servono per azzerare lo squilibrio di flusso occulto, di modo che nel ventennio le risorse ricollocate all'anno zero siano circa in 80 milioni di euro, pari al valore bla 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 bla. Ora, a me mi stupisce sta cosa, no? Disavanzo di gestione occulto di circa 4 milioni all'anno, non sempre registrato dalla contabilità consuntiva. Ma che ne so, ma scusate, ma non ci avevate detto? L'ho sentito io in consiglio comunale, le laudi ai nostri dirigenti, i ringraziamenti al responsabile della sezione finanza. Poi escono fuori queste cose, ma avevano detto che erano i migliori addirittura d'Europa. Che te devo dire?
Vabbè, il difetto di copertura, la mancanza, ecco qua. La ridetta posta passiva è quantificata in 10.854.601,53 euro ed è ricondotta in termini causali al combinato operare di fattori di squilibrio, alcuni correttivi e ripetitivi, il difetto di copertura collegato alla mancanza di trasparenza contabile. Ecco perché forse adesso, per vedere le delibere, le determine pubblicate sull'atto notorio, sull'albo pretorio, ci vuole un'app, che io cercavo di vedere che cos'era quella GIP e mi diceva sempre: se non c'hai l'app non te la facciamo vedere. Poi ho saputo che è una GIP in dotazione alla polizia locale, che costa 540 euro al mese, ma insomma tanto paga il popolo bue. Che ci fa la polizia locale con una GIP, per leggere la quale ci vuole l'app? Qui nevica raramente, non è un comune montano, stiamo a 300 metri di altitudine, ma che ne so, buh. Oh, e qua c'è poi una cosa mitica, mitica, con CHA, mitica, del mitico stratosferico. A tali circostanze ripetitive, quelle dei si sono aggiunti alcuni fatti di gestione straordinaria che hanno impattato negativamente sul risultato di amministrazione 2018 e poi sulla massa passiva del piano di recupero finanziario pluriennale. Tali fatti sono: A. La rottamazione delle cartelle fino a 1000 euro dal 2000 al 2010, mi pare. Un ricordino dei Gattopardi. Quello che non incassavano loro adesso lo paghiamo noi. L'annullamento da parte del giudice amministrativo della deliberazione commissariale di aumento della TASI. Eh? Eh? Allora, vediamo un po'. Il tutto, una passività di bilancio di 4.875.704 euro, virgola spiccioletti. Il Comune ha subito l'annullamento giurisdizionale della deliberazione commissariale numero 4 del 17 ottobre 2016, con la quale aveva aumentato la TASI dello 0,8%. L'annullamento ha fatto sorgere un obbligo di restituzione pari a circa euro 3.150.000. Oh ragazzi, anche qui c'è una storiella bella. Quando il commissario stratosferico è andato via, tutti a battere le mani. Aveva messo in sicurezza i conti del comune. Perché è bravo da qua, è bravo da là, è bravo su, è bravo giù. Passano 6 mesi e schioppa il caso STS-SRL. Che volete dire? Sic transit gloria mundi. Al disavanzo 2018 così corretto, il comune di Frascati ha poi aggiunto i debiti fuori bilancio e le passibilità collegate alla STS. Allora, disavanzo 2018, tenete presente che, no, per onor de cronache, no, che 11 giugno 2017 si sono tenute le elezioni, è stato eletto al ballottaggio il sindaco Roberto Mastro Santi, giugno 2017. Nel 2018, il tempo di mettere un po' le mani nella contabilità, escono fuori i debiti fuori bilancio, stavano inguattati dentro i cassetti. C'erano delle bollette, se non vado a errare, della luce, del telefono da pagare, lasciamo perdere.
al disavanzo così corretto collegato all'essere, ma anche le passività legate al contenzioso con l'agenzia delle entrate, sempre con STS, e quelle per il debito di restituzione verso i contribuenti TASI. Infine, aggiunto al calcolo l'extra deficit non recuperato e da recuperare, la massa passiva è stata così quantificata in euro 48.550.156, spicci, con data contabile 1 gennaio 2019. Ora siamo a pagina 16, Voi direte, ma che cos'era il contenzioso dell'Agenzia delle Entrate con l'STS? Era la storia che ci spiegava il premio Nobel, no? Dice, noi la SRL la mandiamo in liquidazione e poi è fallita mandiamo in campo l'azienda speciale che quando fattura al comune non deve applicare l'IVA. Poi ripeto, è arrivato uno che ne capiva, ma proprio un'antichia di più, anche se qualcuno aveva detto io a questo non gli farei amministrare neppure in condominio. Vabbè, è arrivato questo, ha scritto all'Agenzia delle Entrate, qui gli hanno fatto, io qua bello, portali i soldi. Come ripieniamo tutto sto casino? E qua arriva il bello. Che faccio? Lo dico subito. No, perché ci starà da ridere, Ci starà da ridere. No, dai, su. Questo vuol dire la prossima puntata, perché se impaghi tu, pago io.